Allora, prima cosa vorrei esprimere l'apprezzamento per la formula che è stata scelta di rappresentazione dei risultati del programma di lavoro del sistema. Ci sono stati già alcuni seminari, ce ne saranno altri, in cui verranno rappresentati i risultati dei gruppi di lavoro. E il taglio lo trovo molto, molto interessante. Adesso sto scambiando due parole su questo con Mario Cirillo. È molto interessante il taglio della restituzione dei prodotti, perché consente di avere un colpo d'occhio complessivo su un lavoro che in tutte le aree di attività del sistema è stato, devo dire, straordinariamente ricco, intenso. Cioè, pur nelle difficoltà che naturalmente sono insite nel far lavorare insieme strutture molteplici, rete locate in luoghi diversi del nostro paese, io penso che sia stato fatto davvero un grande lavoro e che sia importante fare una fotografia di questo lavoro, soprattutto in un momento così importante come quello attuale, in cui la modalità di lavoro a rete tra soggetti che sono locati in luoghi diversi del paese è divenuta ancor più, per effetto della legge 132, una necessità e la realtà del nostro lavoro futuro. È anche altrettanto importante il taglio prospettico che questi seminari hanno, perché riguardare il lavoro fatto negli ultimi 2 o 3 anni e rilanciarlo in una prospettiva nuova, che è quella rappresentata dalla 132, è credo il lavoro più importante che possiamo fare oggi in questa fase di passaggio, mentre stanno maturando cose importanti, come sapete, dal rinnovo degli organi dell'Istituto al disegno della governance del sistema e del suo consiglio particolare. Quindi, primo messaggio, grande apprezzamento per la formula, sottolineatura della sua importanza, e se posso dare un suggerimento per i prossimi seminari, una forte partecipazione dei miei colleghi direttori generali, perché il momento deve essere certamente, come giusto che sia, celebrativo per chi ha lavorato, ma deve essere soprattutto conoscitivo e di progettazione strategica, quindi è importante che ci siano i vertici dell'agenzia. Secondo, il tema specifico di oggi è fondamentale, insomma, se non ripeto le cose che ha detto Stefano Laporta, che condivido pienamente, oltre ad associarmi naturalmente ai ringraziamenti che sono stati fatti per Maria Concetta Giunte, per Mario Cirillo e per tutti coloro che hanno lavorato. Il tema è fondamentale, una delle funzioni fondamentali del nostro sistema è l'essere il detentore della informazione ufficiale ambientale del Paese. Questo è un salto di qualità. Per la verità la legge 132 rappresenta un salto di qualità su molte dimensioni. Questa io credo sia una delle più rilevanti. Pro futuro, nel futuro, non ci dovrà più essere un provvedimento di legge, un piano, una politica, una serie di interventi pubblici in materia di ambiente, se non fondato sull'informazione ambientale diffusa, prodotta da questo sistema. Cosa vuol dire gestire informazioni ambientali? Innanzitutto vuol dire costruirle in maniera armonica, coordinata, tecnicamente ineccepibile, fondata, confrontabile. Secondo vuol dire gestirla. Terzo vuol dire comunicarla, diffonderla. Qui mi permetto invece sì di riprendere uno dei passaggi dell'intervento di Stefano, che è quello sulla proprietà del dato. Assolutamente condivido. Cioè, non è solo perché lo dice la legge, ma è proprio nella natura della cosa e del sentire della società di oggi. Il dato ambientale è pubblico, va reso comprensibile, va comunicato, accompagnato, spiegato, contestualizzato, valutato, ma è pubblico. E quindi è molto importante questa parte del discorso. Trovo che un lavoro come quello che adesso vi sarà rappresentato, insomma, che è stato di grande impegno metodologico rispetto a una progressiva riduzione di un amplissimo set di indicatori e la sua individuazione di un set più contenuto, parliamo di un passaggio che è andato da alcune centinaia di indicatori che venivano prodotti in maniera spuria, spot dai diversi soggetti, all'individuazione di un set contenuto, intorno alla 60ina di indicatori con un core set ancora più ristretto, e adesso lo vedrete, ci consente, in parte già oggi, ma meglio in futuro, di fare fotografie dello stato dell'ambiente, della qualità ambientale del nostro Paese in maniera coordinata, affidabile e rappresentativa di tutte le sue aree. E
In parte già oggi, ma meglio in futuro, significa che anche qui ha ragione Stefano Laporta. Oggi inizia un percorso ulteriore di affinamento, di consolidamento della capacità di popolare questi indicatori, di riempirli di contenuti, di rappresentarli. Quindi nasce anche qui per tutti noi un lavoro che ci impegnerà per molto tempo. L'ultima sottolineatura che vorrei fare è che la rete delle reti, anche questa Stefano ha fatto l'ultimo passaggio proprio su questo argomento, è una prospettiva ineludibile per noi, cioè, come probabilmente altri colleghi, noi in Friuli Venezia Giulia ci stiamo esercitando in questi giorni sulla progettazione della relazione annuale sullo stato dell'ambiente. E oltre ad avere la necessità di essere, come dire, adeguati rispetto agli standard, ai livelli concettuali, disciplinari, culturali del nostro mondo, ci troviamo anche nella necessità di raccogliere dati e informazioni che non sono prodotte in ARPA. E questo è un tema importante di architettura istituzionale. C'è una serie di relazioni che debbono essere costruite, sviluppate, implementate con altre reti che configurano una rete della rete, una rete delle reti. Cioè, noi siamo certamente rete, dobbiamo esserlo sempre di più, ma dobbiamo essere rete aperta. È illusorio pensare che si possano risolvere i problemi contando su risorse che stanno all'interno del nostro perimetro organizzativo. Ma questo vale se io penso alla mia agenzia, piccola agenzia regionale, vale anche se penso al sistema. Quindi il sistema ha la necessità di porsi in relazione con altre reti, e quindi questa è una ulteriore sfida, credo, concettuale importante che ci poniamo, ripeto, in una fase importantissima della vita di questo paese e nel ridisegno delle funzioni ambientali. Non tolgo altro tempo, ho anche penso fatto recuperare un po' del ritardo, ringrazio di nuovo chi ha organizzato e chi adesso inizierà a lavorare e vi saluto.